Roma, tornano alla fine dai loro campi di concentramento anche le statue e i dipinti. Non partirono in vagoni piombati, bensì garantiti da immunità diplomatiche. Ma ora, chiusi nelle casse, scontano le ultime ore di prigionia prima di riaffacciarsi a questa nostra luce, più confacente alla loro bellezza. Il discobolo di Mirone è ancora legato come uno schiavo, lui nato scioltissimo atleta. Ancora rotto come avesse subito le torture, apparteneva al principe Lancellotti che nel 1937 lo vendette a Hitler per 16 milioni. Sciolto dai vincoli, medicato, il lanciatore recupera quell'ardito avvolgersi a spirale che nella immobilità del marmo infonde una ginnica, immortale suggestione di movimento. Un canaletto folto e dorato, un ritratto di dama inglese del cinquecentista Bacchiacca, il preziosissimo gentiluomo del Memling, tornerà intatto alla Galleria Corsini. Rivediamo le nozze di Santa Cecilia del napoletano Cavallino, la coloristica opulenza della Leda del Tintoretto, la grazia più magra e magnetica di quest'altra Leda di scuola leonardesca. La Santa Caterina e la Santa Cecilia dello Strozzi ricantano la gloria di un veneziano modellar nel colore. Le bagnanti del Ricci paiono ancora attraversate da un'ombra del loro recente esilio. Il rubensiano principe Doria, ritrovato nella Pinacoteca di Monaco, slancia verso la liberazione la foga del suo cavallo. I vecchi ospiti della Galleria Borghese si uniscono alla rimpatriata, compreso il vecchio pupo che sa il latino e lancia il suo salve.